Allora, pesce spada, come lo faccio io a casa? Allora, la cosa complicata del pesce spada, tante volte è la cottura. Allora, questo qua è il pezzo della coda, senza osso. Guardate che bella la carne, bella. Oh, il naso qua così lo dovete mettere. Non c'ha odore, quindi è fresco. Poi cipolla rossa, peperoncino, uva passa, origano quello vero che mi ha portato il papà di Massimo dalla Sicilia. Poi un'altra cosa che abbiamo, pomodorini, tipo datterini, sono tipo dei San Marzanini piccoli, non lo so. Poi olive, olive taggiasche del mio amico Agostino di Sommariva e olio d'oliva taggiasca di Sommariva. Adesso siamo pronti? Ah, le mandorle. Quindi che cosa faccio? Padella bollente, questa deve essere bollente, eh? Bollente, bollente. La prima cosa che faccio è questa. Tosto, allora vi dico anche la verità, volevo metterci minori, ma i minori non ce l'ho. C'ho queste mandorle a scaglie che a me non mi fanno impazzire, però per rendere un pochino più buone che faccio? Le tosto. In quest'altra padella, a me gli occhi please, a me gli occhi please. Mettiamo un'altra cosa. Che cosa ci mettiamo? L'olio della Liguria, eccolo qua. Vado così, olio, cipolla quella buona, questa qua che mi fa impazzire a me, la tropea fresca, mamma mia che roba ragazzi, spettacolare. Vado così, ecco la cipolla, lasciamo un po' appassire, bella così, cipollosa però è dolce, questa è buona. Poi a me piace un po' di peperoncino. Gibile, ma non è possibile. Vado, metto per, dove dico fa shh, perché il ragazzino dorme, lo so, però me la da cantare. Allora, qui c'è la cipolla che sta andando. Oddio, le mandorle, eccole qua. Papic, fai certe compilation da paura. Allora, le mandorle sono pronte. Me le faccio bruciare, vedete, sono belle tostate, e le metto qua dentro. Metto i pomodorini, che incomincio insomma ad avere un suo perché, non sono il massimo, sono ancora fuori stagione, però si sente a me il profumo del pomodoro. Io a me piace quando faccio così, lo schiatto così, ah, possibile. Poi olive taggiasche, però qualsiasi tipo d'oliva ci avete va bene, basta che è buona. Boh, non quelle là che vengono da fuori, quelle tra quei bustini, non ci provate, t'ho visto, con quelle venire brutte, spagnole, che schifo. Vai, uva passa, così si idrata anche un pochino. Allora, vi dico la verità, a me il pomodoro mi piace quasi così. Ecco, metto un po' di sale, un goccio d'aceto. Così facciamo questo effetto agrodolce. Ah, e adesso qua, questa padella faccio il pesce spada da solo. Perché? Quante volte devo dare la sola delle scarpe a fare il pesce spada, che non si è cotto male. Quindi un goccio d'olio, bella calda, per il pesce spada, così guardate, tolta la pelle, crosticina, voglio la crosticina, ecco qua. Questo è pronto, vengo e metto l'origano. Voglio e penso a te. Vai, così abbondante. Che bello, guarda il sughetto. Questo è pure da pasta, eh. Allora, hanno gli occhi messi. Guardate qua. Il calore incomincia a salire, guarda, camera woman. Allora, vedete? Questo qua è il bianco, quindi è la cottura che sale. La cottura sale e noi dobbiamo regolarci che appena sta sulla metà lo giriamo. Io non lo tocco prima, vedete? Quello che mi interessa sono due cose. Crosticina e dentro deve essere umido. Umido, morbido. Che c'hai in bocca? No, che dobbiamo masticarlo. Ok? Giro. Questo è ancora troppo bianco, aspettiamo un pochettino. Una volta che ho l'ultimo pezzo, guardate che faccio. Così, io ho regolato bene la cottura del pesce spada, ho tenuto sotto controllo. Adesso facciamo il saporino. Così. Così.
Allora, quanto tempo? Poco. Guardate, guardate, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso, piano piano, metto le mie mandorlette. E adesso assaggiamo. Un po' di sale che l'ho messo soltanto sui pomodori e non sul il pesce spada. Ecco qua. Poi aggiungo sto ben di Dio. Adesso vediamo un po' la cottura. Vediamo un po'. C'è una fame. Guardate, guardate l'umidità. Questo è umido, vedete? Allora, ma sarà veramente buono? Fatelo riposare un pochino a fuoco spento, che diventerà ancora più buono. Si sposa col pomodoro e tutti gli altri ingredienti. Un burro, una bontà. Pensate pure a una pasta fatta con questo, buonissimo. Allora, mi raccomando, guardate, mamma mia come si rompe. Mi raccomando, vi fate buonissimo, fresco, e poi ci manteniamo in forno. Buon appetito a tutti quanti. Mua. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Mua.